Negli anni Ottanta si riteneva che alcune centinaia di soldati americani fossero ancora detenuti in sperduti campi di prigionia in Vietnam. Questo fu lo spunto dal quale Sylvester Stallone partì per scrivere la sceneggiatura del suo secondo film della serie Rambo. Dopo 3 anni ai lavori forzati, il colonnello Troutman offrì a John Rambo l'opportunità di ottenere la libertà, a condizione di tornare in Vietnam per liberare gli ultimi prigionieri statunitensi rimasti in alcuni campi militari vietnamiti. Per realizzare questa pellicola, Stallone e la sua troupe si lanciarono in una vera avventura per realizzare uno dei film di guerra più impegnativi da un punto di vista fisico. Rambo è una sorta di super soldato che, al di là della sua natura mortale, rappresenta per certi versi un intero esercito. Ma le riprese di questo oggi classico film di azione non avvennero realmente nel sud-est asiatico, piuttosto nella selvaggia giungla messicana, dove il regista George Pancosmatos riuscì a creare un ambiente molto realistico. Tutto quello che si vede sullo schermo è vero: il fango, le zanzare, il calore e l'umidità. Nelle lunghe giornate di lavoro sotto lo spietato sole tropicale, il termometro saliva spesso oltre i 50 gradi, il che rendeva ancor più arduo filmare le numerose scene di azione, in particolare quelle su acqua. Le scene in barca sono state girate prevalentemente sul fiume Chavon, nella Repubblica Dominicana, dove l'intero set era galleggiante, con cineprese, trucco, effetti speciali, attori e tecnici tutti piazzati su varie piattaforme. Action! Fight! Jump! Go on! Per la protagonista femminile Julie Nixon, le difficoltà sul set non avevano nulla a che vedere con la recitazione o con le scene d'azione. Qui ho diverse difficoltà da affrontare: il calore per tante ore, le zanzare. Qua ci sono serpenti ovunque. Ieri ne ho trovati 3 e poi le tarantole. Magari nel mezzo di una scena ti trovi uno scorpione su una gamba. Ehi, un momento, ma lui la conosce la sua battuta? La cosa peggiore è avere 3 persone che mi spruzzano acqua continuamente, tutto il giorno. Uno mi spruzza la faccia, uno i capelli ed uno i vestiti. L'obiettivo del regista era di creare scene di azione mai viste prima sul grande schermo. Oltre a recitare come protagonista, Sylvester Stallone aveva scritto la sceneggiatura del film, che prevedeva numerose scene di azione dal ritmo serrato, la cui realizzazione si rivelò molto impegnativa da un punto di vista fisico. Quell'uomo è un pazzo, si sottopone a cose che nessuno dovrebbe chiedere a se stesso. E le fa davvero. Sono stati 8 mesi di allenamento, 4 ore al giorno, per temprare il mio corpo, lezioni di combattimento, lezioni con l'arco, corsi di sopravvivenza. I consulenti tecnici al film sono persone che hanno combattuto davvero in Vietnam e questo rende il film più realistico. Dal momento che Rambo è esperto nell'uso di qualunque genere di arma, Stallone ha dovuto imparare molto, in particolare a tirare con l'arco. Quando abbiamo cominciato le riprese, Stallone mi ha chiamato per mostrarmi cosa sapeva fare. Io pensai, vediamo che combina, ma era davvero in gamba. Nel film tiro a bersagli a 50-60 metri. Un paio di volte ho avuto fortuna. Alcune scene erano tali da poter essere girate una sola volta, non lasciando quindi alcun margine di errore. Ad esempio, quando Rambo distruggeva il centro di comando, non c'era possibilità di ripetere la scena. Qui il fucile che imbraccia Rambo spara cariche a salve, naturalmente, ed i danni sono in realtà provocati da tante piccole cariche esplosive piazzate sul set e controllate dal direttore degli effetti speciali Tom Fisher. Ci sono volute 3 o 4 ore per piazzare le 200 cariche e nascondere tutti i fili, in modo da poter girare la scena senza danneggiare luci e cineprese, e soprattutto tutelando la sicurezza delle persone sul set.
È una scena difficile da coordinare. Le esplosioni, i colpi dell'arma, le riprese, la recitazione, l'atmosfera e tutto il resto. Riuscire a fare tutto ciò in maniera fluida è una vera libidine. Forse la scena più impegnativa da realizzare fu la distruzione del campo nemico da parte dell'elicottero. La produzione fece arrivare tonnellate di esplosivo sul set, dove vennero piazzate da esperti artificieri assieme a barili di benzina, usando centinaia di metri di speciali micce veloci capaci di propagare il fuoco alla velocità di oltre 8 km al secondo. Per poter lavorare in sicurezza vennero prese meticolose precauzioni. Chiedo sempre al responsabile degli effetti speciali a quale distanza sia possibile piazzare la cinepresa in sicurezza, quindi aggiungo un ulteriore margine per maggiore tranquillità. Le precauzioni erano poi particolarmente importanti per i mezzi in volo. Le nuvole di gas caldo delle esplosioni salgono rapidamente e devo attendere che siano abbastanza alte per poter volarci sfiorando nel margine inferiore. C'è sempre un elemento di pericolo, a prescindere da quante precauzioni si prendono, ma cerchiamo di minimizzarlo. Del resto non sono diventato così vecchio prendendo rischi. Gli effetti speciali sono incredibili, non ho mai visto nulla di simile. È una produzione più complessa di quanto mi aspettassi, la logistica e tutto il resto. Io credevo che Rambo 1 fosse stato complicato, ma ora mi rendo conto che in confronto a questo era quasi Alice nel Paese delle Meraviglie. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo. Cut!